Dai, siamo in video, Maya. 3, 4, 5, adesso. Allora, benvenuti a questo nuovo video di spacchettamento carte Pokémon che non facciamo da quasi non so da quanto tempo. Vedete? Oggi, per la felicità di mia figlia, andremo a spacchettare alcune buste che sono rimaste ad ammuffire. Perché sì, perché purtroppo il mondo Pokémon sta un po' andando troppo oltre. E stare indietro al mondo Pokémon sta diventando un po' più difficile. Soprattutto per chi non ha i soldini per poter portare avanti questa bella passione. Mio Pippo, guardate! Oh, che bello! Dai! Pippi, scegli tu quale busta aprire? Uno, due, tre! Apri questa busta, ringraziamo, apri tu, però ringraziamo a Davide Buffone per questa busta che ora sto andando ad aprire. Non la guardate! Non guardate. Ovviamente è da un bel po' che non faccio un video, quindi spero che il video vi piaccia. Facciamo vedere qui così. È vuoto. Questa è una carta. No, non è vuoto, è vuoto totalmente. Non possiamo fare troppo tardi, ma io non ho la carica messa bene. Facciamo vedere questo qui. Grazie per l'imballaggio, prego mademoiselle. Prendiamo a aprire questa busta di qua. Questa e questa. Senza rovinare la carta però, eh. Fa bene anche le forbici se ti va. Ok, riprendo io. Ho trovato il punto lago. Vediamo, fai vedere pure a me. Metti qua, apri qua. Ecco. Aspetta, ti aiuto io. Aspetta, rovina la carta. Non c'è rovina la carta. Guarda il punto debole! Anche se questa volta il punto debole, con lo sforzo che gli dai, puoi piegare la carta. Ok, vediamo che cosa c'è qui dentro. Altro imballaggio. Senza piegare la carta, eh. Altro, vediamo. E la... Bravo! È la carta più bella del mondo! La sigillata per bene! Ma non per bene! Mamma mia! Aspetta, piano! Allora, vedi cosa c'è qui? Cosa dice? Qui un biglietto per me? Cosa c'è scritto qui? Ah no, c'è scritto lì. Vediamo che carta ci sono, dai! La prima carta è questa qui, splendida carta, condizioni un po' rovinate, peccato veramente, però è sempre una bella carta, peccato che non sia le Admit. L'altra carta che ho acquistato è questo bellissimo Raichu, lo faccio vedere, qui, molto bella, condizioni, diciamo, non proprio un Neart Meat, però sempre una bella acquisto. L'ultima carta è questo Umbreon rara. Vediamo le condizioni. Grazie, allora lo leggiamo. Le condizioni sono quasi perfette. Ok, apri altre buste tesoro prima che si scarica la batteria. Capito oggi, non ti preoccupare. Ok, tieni qua, attenzione. Peccato veramente per questa carta promo, per questa di qua, che non è in condizioni, diciamo, perfette. Ho tagliato la carta. Mi sa che hai tirato tutta la carta. Comunque, mettiamole qua. Poi le mettiamo insieme alle altre carte. Ovviamente stare a mondo Pokémon sta diventando ancora più difficile. Ma molto 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 difficile. E chi ringraziamo? Qua ringraziamo Francesco Bellini. Vediamo cosa c'è qui dentro. Guarda qui, no, la batteria è scarica. Dammi quella lì, dammi le forbici. Attenzione, attacco io. Oh, si è attaccato, attaccato. Allora, questo dovrebbe essere una carta di Dragon Ball. Una carta di Dragon Ball.
Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Senza rovinare la carta. Allora, facciamo anche qui. Veloce! Sì, aspetta. Purtroppo si tira tu, tira tu, tira, tira la carta, tira la carta. Oh, oh, oh. Il Dragon Ball! Vediamo cosa c'è qui. Francesco, cosa mi ha mandato? Questo bellissimo acquisto. Siete pronti? Uno! Wow, scusami. Wow, 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 wow. Guardate che bellezza. Guardate che bellezza di carta. Dragon Ball Super Saiyan di quarto livello, Goku. La telecamera si muove un po' troppo. Davvero, davvero una bella carta, un bel acquisto. Andiamo con un altro, dai. Il nuovo acquisto fatto oggi, dai, apriamo gli altri. Ci ringraziamo qui. Vediamo, la telecamera si muove mai. Qua ringraziamo a Cesare Monteleone. Apri. Guardate se vado veloce, ma purtroppo ho la batteria della telecamera scarica. E da un bel po' che non faccio un video. Bella, 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 bella questa live. Mi piace tanto, mi piace assai. Questo Umbreon, siccome è in perfette condizioni, mettiamo nel top loader. Molto 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 bella. E abbiamo qui un'altra, facciamo vedere l'imballaggio, facciamo vedere l'imballaggio prima. Facciamo l'imballaggio, prego, mademoiselle. Questa di carta di drago, ma è perfetta. Perfetta. È davvero uno spettacolo. Davvero uno spettacolo. Anche questo qua diventa peccato per le condizioni. Allora, che abbiamo? Vediamo qui. Allora, abbiamo questo. Carta Holo Jap. Poi abbiamo un'altra carta Holo Jap. Un'altra Jap olografica e un'altra olografica Jap. Questa è carina, questa è carina. Poi che abbiamo qui? C'è un biglietto che c'è scritto. Niente, c'è scritto il mio nome e cognome. Vediamo le altre carte. Meglio di no, non vengono a cercare di pure le carte. Vieni qua, facciamo vedere un po' velocemente. Allora, qui ho acquistato... No, 2-1. Ho acquistato questo Dark Gyarados Pikachu All non Holo, che è in condizione perfetta per la mia collezione, per la mia collezione. E poi abbiamo questo di Charmander promo carina. E poi abbiamo questo bellissimo Dark Crobat olografica. Abbiamo le condizioni. Peccato, peccato questa piccola pieghetta, perché sarebbe stato un bellissimo acquisto. Anche questo lo mettiamo nel top loader. Questo faccio vedere io. Vai, ragazzi, vai. È una cosa che amo. Pikachu! È un bellissimo Pikachu. Che andiamo a finire le collezioni di Pikachu. Vai con le altre, vai. Pikachu è uguale. Vero? L'ultima busta, ringrazio, non si vede niente, apri. Non vede niente, non si vede niente. Non ti preoccupare, dopo lo stesso. È un modo per capire se qualcuno apre o non la busta. Bella, questo Dark Robot, bella, peccato. Peccato, peccato per questa puntina qui sopra, perché se no sarebbe una bellissima carta da posizionare. Questo è spettacolare. Questa mi sa che lo metterò in vendita, questo Umbreon, che per ora va forte. Molto molto bello. Che abbiamo? Cosa ho trovato? Ho trovato una busta vuota. Yeah.
Mamma, che cosa ha fatto questa volta la pipì? Un'altra busta vuota. Che abbiamo qui? Che acquisto è? Vediamo. Un altro trio di uccelli. Guarda, peccato che c'è entrato un po' da cagni, però salute, però ne vale la pena. Guardate che bella carta, molto 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 bella questa Zapdos, questo trio di uccelli inglese, il secondo che abbiamo, molto molto bello. Comunque tra questo acquisto di qua e questo di Goku Super Saiyan 4 livello, e poi che abbiamo anche Umbreon, dai, Nearmit Mist, sono per me gli acquisti più favolosi, anche questo, belle carte. Spero di portarvi altri contenuti di Pokémon, anche se il mercato sta andando sempre avanti e oltre, e andarci dietro diventa sempre più difficile. Vi salutiamo e commentate, iscrivetevi al canale da Pokémon Collect. Vabbè, ciao.